Si parlava da molti anni in Italia di un museo della lingua italiana, poi i 700 anni della morte di Dante Alighieri sono stata l'occasione per ragionare sulla concretizzazione di questa idea. Finalmente la lingua italiana ha il suo museo ed è a Firenze. È così che il ministro della cultura Dario Franceschini parla dopo il taglio del nastro nel complesso di Santa Maria Novella, dove da oggi è aperta e visitabile la prima sezione del Mundi, acronimo appunto di Museo Nazionale dell'Italiano. E la scelta non poteva che cadere su Firenze per mille ragioni. È un luogo spettacolare, storico. È stato frutto questo primo lavoro di una grande ricerca scientifica. Il museo si costruirà progressivamente, si amplierà e sarà un luogo vivo, non soltanto di esposizione, ma anche di studio, di ricerca, di coinvolgimento delle scuole. Veramente una bellissima avventura. Al momento due le sale aperte, con l'origine e l'evoluzione dell'idioma, anche con documenti originali, dei primi volgari, come quello di Placido Capuano, che nel 960 redige appunto un atto giuridico per la prima volta in italiano. Abbiamo utilizzato questi 4 milioni di euro che il Ministero ha messo a disposizione della città nei tempi previsti, facendo lavori anche in un periodo difficile come quello del Covid. Ci auguriamo che tanti giovani, studenti, appassionati, italiani e stranieri possano cominciare a familiarizzare con questo museo, che peraltro si situa in un complesso architettonico e storico bellissimo come quello di Santa Maria Novella, a due passi dalla stazione dell'alta velocità. E poi Dante, Galileo, Manzoni, fino all'importanza della TV e il cinema, che hanno insegnato l'italiano in tutta la penisola. E un altro totem, diciamo, documenta la presenza del cibo italiano nel mondo. Questo è molto importante scoprire che da un lato in italiano ci sono, come ovvio, molte parole di altre lingue, d'altra parte però ci sono anche molte parole italiane che nel corso dei secoli sono passate ad altre lingue. Franceschini poi a margine parla anche del sì del Ministero della Cultura al nuovo stadio. Io non entro nel metodo di competenze tecniche che non so proprio del Ministro, ma ho registrato positivamente che si sta facendo un passo avanti. Contento di quello che hai detto anche sullo stadio? Molto contento, ringrazio Franceschini, ringrazio la struttura tecnica del Ministero e il dottor Nastri.